Manca poco all'uscita della prima espansione dei DLC di Pokémon Spada e Pokémon Scudo che ci permetterà di visitare l'isola solitaria dell'armatura, ma il recente trailer rilasciato in data 2 giugno ha forse canalizzato l'attenzione più sulla seconda parte del DLC, ossia quella dedicata all'esplorazione della Landa Corona e che visiteremo in autunno. Esplorazione, è stato questo il termine che ci è stato detto essere fondante per questa espansione dal direttore del progetto. E per ora le premesse sembrano quantomeno interessanti, anche se a mio avviso alcune cose già sanno di delusione. Più avanti, magari dopo aver giocato l'isola solitaria dell'armatura, farò dei video dedicati a che cosa mi aspetto da questo DLC e soprattutto a che cosa mi aspetto di negativo da questo DLC. Oggi però parleremo delle cose positive, o almeno di quelle che spero lo siano. Già perché in ogni caso l'aggiunta di nuovi regi e la presenza dei vecchi con dei puzzle che sembrano essere necessari da compiere per ottenere i Pokémon. Il tutto condito da una zona open world molto più caratterizzata rispetto a quello che abbiamo visto nelle terre selvagge. Con tanto di presenza in questa landa di grotte e case disperse, fanno ben sperare per un contenuto esplorativo interessante. Nello scorso video dedicato a questa espansione abbiamo provato ad approfondire la trama, cioè quello che vivremo sulla nostra pelle giocando al videogioco. E nel farlo è stato necessario accennare già alla lore di Calyrex, un Pokémon che secondo il sito ufficiale regnò tempo addietro sull'intera Galar, comprese le Lande Corona. E lo faremo parlando di quelle creature che per antonomasia caratterizzano il passato più remoto di Pokémon che non è mai stato approfondito del tutto. Credo non ci sia bisogno nemmeno di specificarlo, ma sì, oggi si parla di regi. Vi accenno sin da subito che le mie speranze positive riguardo a questa espansione sono totalmente incentrate su questi, ma soprattutto sulla ripresa del loro concept e magari una sua ampliazione, soprattutto dal versante del rapporto che questi ultimi hanno intrattenuto con l'essere umano. Una speranza, la mia, che è alimentata anche da quello che oggi andrò a dirvi, e che per la verità è già stato accennato con meno elementi rispetto a quelli che quest'oggi abbiamo nel video teoria di inizio gennaio sullo stesso argomento. Quindi se volete sapere che cosa è già stato detto di quello che stiamo andando a dire, potete trovare il video nelle schede. Detto questo, direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e di iniziare. Prima di entrare a gamba tesa su ciò che il trailer ha effettivamente mostrato, ritengo sia doveroso ripercorrere un po' assieme la poca storia che conosciamo dei regi. Il primo, quello che potremmo definire per così dire il Regi primordiale o il Regi originario, è Regigigas, un Pokémon antichissimo che secondo la leggenda tramite delle funi trainò le terre disponendole come tuttora le vediamo. In un certo momento della sua esistenza Regigigas plasmò degli esseri a partire da degli elementi materiali. Fino a poco tempo fa eravamo a conoscenza della creazione di Regirock, il golem di roccia, Regice, il golem di ghiaccio, e Registeel, il golem di ferro. Riguardo a Regice, il fatto che il suo corpo ci venga detto essere composto da ghiaccio proveniente dall'era glaciale, che secondo le descrizioni del Pokédex di Mamoswine risale a circa 10.000 anni fa, ci conferma un termine post-quem per la creazione di Regice, e a questo punto probabilmente di tutti quanti i regi, che devono essere stati dunque creati da Regigigas più o meno 10.000 anni fa. Ovviamente non è detto che Regigigas li abbia creati tutti simultaneamente, ma è verosimile che il suo periodo di attività da questo punto di vista si collochi più o meno attorno a questa data. Ora però, quando vi dico che Regigigas ha creato tutti i regi più o meno 10.000 anni fa, intendo tutti i regi. Regigigas sul suo corpo riporta tre coppie di sfere colorate delle tonalità che richiamano Regirock, Regice e Registeel. Ma noi ad oggi sappiamo dell'esistenza di altri due regi, ossia Regi Eleki e Regi Drago, annunciati ufficialmente durante il trailer del 2 giugno, ma in realtà già mostrati il 9 gennaio all'interno di una Pokémon Direct. Il fatto curioso è che l'accesso al tempio di questi due regi presenta sull'ingresso inciso lo stesso simbolo che è richiamato nel design di Regigigas, un simbolo che è presente anche nei templi dei regi tradizionali, cioè Regirock, Regice e Registeel. Come si spiega che Regigigas sul proprio corpo riporti solo tre dei cinque regi e che gli altri due in ogni caso facciano richiamo a lui? Il sito ufficiale paradossalmente potrebbe da un lato infittire il mistero e dall'altro darci la chiave per risolverlo. Parlando di Regi Drago, il sito ufficiale ci fa sapere che secondo il folklore, si suppone, quello della Landa Corona, Regigigas si mise all'opera per la creazione di un Regi di tipo drago, costruendolo partendo da energia di drago cristallizzata. Ma durante il processo terminò i cristalli a sua disposizione e fu in grado semplicemente di completarne la testa. Ora, sempre presso gli antichi, vi era la credenza che qualora Regi Drago fosse stato completato avrebbe portato alla distruzione delle loro terre. E per questo venne rinchiuso all'interno di un tempio che attualmente condivide con Regi Eleki. Da tutto ciò ne traiamo con certezza il fatto che Regigigas è implicato nella creazione di esseri che il Pokémon però non richiede
richiama sul suo design. Ora, essendo il tempio di Regidrago lo stesso di Regieleki, è possibile associare in termini generali ciò che è stato detto per il primo al secondo. Non a caso di Regieleki il sito ufficiale ci parla proprio della sua pericolosità, al punto che l'antica popolazione, per evitare di essere costantemente tormentata da questo Pokémon, sviluppò un particolare equipaggiamento isolante da applicare al Pokémon per limitarne i poteri. Dunque Regieleki tormentava anticamente l'essere umano, che è giunto a costruire un equipaggiamento per limitarne la forza. Mentre se di Regidrago non abbiamo testimonianze di questo tipo, si deve principalmente al fatto che il Pokémon non è stato completato. Qualora Regigigas avesse avuto a disposizione più energia di drago cristallizzata, allora Regidrago sarebbe stato completato e probabilmente, seguendo ciò che gli antichi dicono, avrebbe distrutto le terre. Ora, è evidente che si stia parlando di due creature almeno in potenza molto più forti dei regi tradizionali, che ad oggi possono essere considerati al pari di questi ultimi solo perché limitati, vuoi per l'azione umana o per l'incompletezza. Ora, tenete a mente tutto quello che abbiamo detto perché ci tornerà fondamentale. Prima occorre fare alcune osservazioni che solo in apparenza sono digressioni. Intanto, se Regigigas ha creato Regidrago e quest'ultimo è stato rinchiuso all'interno di un tempio che condivide con Regieleki, è verosimile che Regigigas abbia creato anche quest'ultimo e che nonostante l'equipaggiamento sia stato anch'esso rinchiuso all'interno dello stesso tempio. Ora, che Regigigas abbia creato Regieleki è un fatto perfettamente coerente anche con la lore del Pokémon. Il sito ufficiale infatti sostiene che Regieleki abbia bisogno di elettroni per vivere, che ovviamente per quanto piccola sono materia. E se Regigigas è in grado di plasmare qualsiasi tipo di materia, allora deve essere in grado anche di plasmare quella più piccola e dunque gli elettroni. D'altro canto per Regidrago non si pone il problema in apparenza perché Regigigas utilizza dell'energia drago cristallizzata. Ora credo sia interessante notare come tanto Regieleki quanto Regidrago si muovano su una linea di confine molto sottile tra materia ed energia. Regieleki è sì formato da elettroni, ma quest'ultimi interagendo tra di loro creano della corrente elettrica, con il risultato che il Pokémon alla fin fine è un concentrato di quest'ultima. Allo stesso modo Regidrago, formato da un materiale fino a prova contraria solida, cioè energia di drago cristallizzata, è in grado di riconvertire quei cristalli nella pura energia che doveva essere un tempo, incanalandone il potere in drago energia, ossia la sua mossa peculiare. Aspettate un attimo, dove ho già sentito parlare di energia cristallizzata? Cosa sono le desiostelle esattamente? Lo abbiamo detto e ribadito più volte su questo canale, le desiostelle non sono altro che l'energia Dynamax cristallizzata. Volendo essere più precisi, è ciò che l'energia Dynamax diventa nel momento in cui la distorsione spazio-temporale del vortice di caos cessa, quando tempo e spazio, rientrando nell'ordine, tornano a generare la materia come all'inizio dell'universo, e così facendo tramutando anche la pura energia in cristallo. Solo in specifici punti di Galar l'energia Dynamax è in grado di violare lo spazio-tempo, e sono i punti energetici sui quali la Lega Pokémon ha sapientemente costruito i propri stadi, e le terre selvagge dove i Pokémon, vivendo in tane sotterranee, vengono irradiati dall'energia Dynamax catalizzata dalla desiomateria nei loro corpi. Oddio, catalizzata nei loro corpi, in realtà annullando i loro corpi. Già, perché l'energia Dynamax rende i Pokémon immateriali, e lo abbiamo già detto. Essi perdono il loro peso, le mosse basate su quest'ultimo non hanno più effetto. La materia stessa, dinanzi alla distorsione dello spazio-tempo, si converte in pura energia. E del Pokémon non resta altro che lo spirito e l'ologramma. E se una tale energia appartiene di diritto a un Pokémon di tipo drago, il più forte Pokémon mai creato, le cui mosse peculiari sono di tipo drago e hanno una paurosa somiglianza con l'animazione di Drago Energia, allora si capisce perché l'antico popolo della Landa Corona ha rinchiuso Regidrago. Abbiamo detto che la creazione dei regi è attestata circa 10.000 anni fa. Eternatus a Galar ci cadde 20.000 anni fa e la sua energia infinita, piovendo dal vortice di caos, ricade all'interno del multiverso sotto forma di materia, o meglio, di desiomateria. Regigigas, già 10.000 anni fa, aveva a disposizione le desiostelle e forse inconsciamente stava creando un essere simile e forse della stessa potenza di Eternatus. Ed eccoci alla svolta. Una creazione di Regigigas, ossia Regidrago, benché incompleta e nemmeno lontanamente vicina all'idea che il Pokémon possedeva della propria creazione, è stata comunque in grado di rivaleggiare in statura e probabilmente in potenza anche con gli altri regi. Una creatura simile, se qualcuno avesse voluto completarla, poteva distruggere il mondo e allora andava rinchiusa. Ma aspettate, non è forse questo il destino di tutti i regi che abbiamo conosciuto? Ai Pokémon dobbiamo tutto, ma dovemmo rinchiuderli in un luogo segreto.
e avevamo paura. Così parlò il popolo marittimo che Hadoen rinchiuse Regirock, Regice, Registeel all'interno di varie grotte. Ma scusate, se abbiamo detto che Regigigas ha creato dei regi malvagi e avversi all'umanità, perché mai gli uomini nel rinchiuderli avrebbero dovuto ringraziarli? Perché essere devoti a degli esseri malvagi? Aspettate un momento. Regigigas riconosce sul proprio corpo la creazione di Regirock, Regice, Registeel, ma non quella di Regieleki e Regidrago, quasi come se li avesse disconosciuti. Ma certo, di Regirock, Regice, Registeel non si parla mai di esseri malvagi, anzi, Baldo, asso della piramide Lotta, possiede 3 esemplari di questi Pokémon che dimostrano di andare d'accordo con l'essere umano. I dettagli riguardo ai danni che i Regi hanno provocato all'essere umano sono solo legati a Regieleki e Regidrago, per quanto ne sappiamo. Gli altri, fino a prova contraria, non hanno compiuto alcun atto malvagio e anzi, molto probabilmente, l'uomo l'hanno anche aiutato. Per questo a loro l'antico popolo della Sala Incisa deve tutto. Eppure, l'avvento di Regidrago e Regieleki deve aver cambiato qualcosa. Non in Regirock, Regice, Registeel, ma negli uomini. Ma che cosa? Ora, già nella scorsa teoria a riguardo abbiamo dimostrato come il popolo che rinchiuse i regi a Hoenn provenga dalla Landa Corona e più in generale da Galar. Difatti, se a Hoenn i regi sono presenti in grotte molto semplici, nella Landa Corona essi hanno dei tempi dedicati, delle strutture complesse che per essere costruite richiedono che un popolo sia sedentario. Dunque il popolo del mare e il popolo di Calyrex sono la stessa cosa. E lo possiamo intuire dai vari riferimenti che la lore di Galar fa ai viaggi per mare che le antiche popolazioni avrebbero compiuto. Vedasi quelli che hanno causato la mutazione di Miao o quelli che hanno portato Kabfu verso le montagne di terre remote. Ma aspettate, il popolo di Calyrex è governato da un Pokémon. Un Pokémon che governa sugli uomini. Ed è verosimile, in condizioni simili, che vi fosse grande sintonia tra Pokémon e umani all'epoca. In una società simile, cosa poteva provocare l'avvento di Pokémon avversi al genere umano? Come avrebbe potuto reagire la parte umana di quella società al tradimento dei Pokémon? Cosa avrebbero provato d'ora innanzi nei loro confronti? Paura. Ai Pokémon dobbiamo tutto, ma dovemmo rinchiuderli in un luogo segreto. Ne avevamo paura. Abbiamo creduto che quel termine Pokémon facesse solo riferimento a Regirock, Regice e Registeel. E nel caso specifico probabilmente lo sono, ma forse il significato è da intendersi in maniera più ampia. Perché il comportamento di Regidrago e Regieleki non deve essere stato solamente il primo tradimento dei Regi, ma il primo tradimento dei Pokémon. La prima frattura creatasi tra umani e Pokémon nella storia della civiltà. Una frattura che probabilmente ha causato anche la caduta del regno di Calyrex. E tuttavia gli uomini sono consapevoli di dovere tutto ai Pokémon. È probabilmente grazie a Calyrex e alla sua intelligenza che questo popolo è stato in grado di sviluppare la tecnologia che millanta. È grazie ai Regi che si è sviluppato un sistema di scrittura. Ed è in generale grazie ai Pokémon che questo antico popolo deve aver prosperato. Ma ad un tratto, da Regigigas, nacquero 2 esseri che instillarono nell'uomo la paura per i Pokémon. E a proposito di Regigigas, dov'è finito? È in un tempio, in una città circondata dalla neve. Un tempio accessibile mediante una scalinata, sorretto da 4 colonne. In una regione dove tuttora si tramandano, in una biblioteca di una bellissima città portuale, vari miti. Gli uni che narrano di un mondo e di una società nella quale tra umani e Pokémon non esisteva differenza. Forse al punto tale che anche un Pokémon poteva governarla. E gli altri che parlano invece di una realtà diversa, una realtà nella quale Pokémon e uomini sono in conflitto tra di loro. Una regione che si appresta molto probabilmente a ricevere un restyling in 3D e che per rendere disponibile il Regigigas non può di certo rispolverare Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo come ai tempi. Per risvegliare Regigigas in quel tempio sarà necessario possedere i 3 regi. Probabilmente, come accade ai tempi, sarà necessario trasferirli. E forse, tra qualche anno, anche Regigigas verrà risvegliato. E i golem che ci permetteranno di farlo proverranno dalla Landa Corona. E così forse la Landa Corona non è nient'altro che la parte più a nord di quella regione. Un luogo che è stato culla di una civiltà che ha prosperato per lungo tempo e che, ironicamente, a partire da Eternatus, ha incontrato il suo fallimento. Bene ragazzi, io spero che questa teoria vi sia piaciuta e che in generale il video sia stato di vostro gradimento. Se è così, vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e soprattutto da Twitch, dove streamo regolarmente. Per il resto, premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E noi ragazzi, ci becchiamo in un prossimo video!